Niente, non riesco ad avere una luce decente ultimamente in questa location, ma fa niente, sono giornate invernali un po' buiette. Benvenuti nell'ennesimo nuovo format del Palinsesto 2021. Come state? Spero tutto bene. Il format Joe scrive, che è appunto quello che introdurrò con questo video di oggi, è un format che mi è venuto in mente pensando alle motivazioni per il quale ho aperto questo canale YouTube. La mia motivazione principale era sicuramente quella di promuovere il mio primo romanzo. Infatti, l'apertura di questo canale e di tutti i miei canali social è avvenuta proprio nel momento in cui è stata confermata la pubblicazione del mio primo romanzo, e quindi ho detto perché non aprire diversi canali di pubblicizzazione. Chiaramente i miei obiettivi sono cambiati nel tempo, adesso è diventato un vero e proprio hobby, uno sfogo, insomma, una cosa completamente diversa. Però ho pensato, perché, dato che sono una scrittrice, non fare dei video specifici su questo argomento, quindi sulla mia storia, su quello che sto scrivendo, sul mio metodo, su come scrivere, su quello che mi passa per la testa quando voglio di scrivere. Insomma, come tema la scrittura. Ditemi se è un argomento che vi può interessare di vedere periodicamente, ma soprattutto con quale cadenza. Fatemi sapere qua sotto, spollicciando, se vi piace questo argomento, oppure scrivendo in un commento di cosa vi piacerebbe parlare in questo format e via dicendo. Io cercherò di accontentarvi. Quello che farò oggi è semplicemente un'introduzione al format, quindi vi racconterò un po' la mia storia di scrittrice, cosa ho già scritto, cosa sto in intenzione di scrivere, quali sono le mie aspirazioni, il mio metodo, insomma, una infarinatura generale che vi può anche dare magari ispirazione per qualche vostra curiosità personale. Il sogno di diventare scrittrice l'ho sempre avuto, dal momento in cui ho preso una penna in mano, dal momento in cui ho preso un libro in mano e ho imparato a leggere, ad appassionarmi alla lettura, ho sempre sognato di scrivere, e l'aspirazione è diventata sempre più potente dal momento in cui ho iniziato a scrivere delle brevi storie e ho ricevuto delle lodi anche in età molto molto giovane, parliamo delle elementari, dalle mie insegnanti, dai miei parenti, insomma, da tutte le persone che leggevano quello che scrivevo, e quindi da lì ho capito di avere un vero e proprio talento per la scrittura. Non mi sono più fermata, in un modo o nell'altro, che fosse sui social, sui blog, su computer, ma magari cose che non ho mai pubblicato né stampato. Ho sempre scritto qualcosa, da piccoli racconti, poesie, romanzi brevi o lunghi che fossero, e non mi sono più fermata perché io penso che se uno ha un talento lo deve coltivare in un modo o nell'altro. Io ho la fortuna di avere questo talento, questa capacità di buttare su carta, nero su bianco, tutto quello che mi passa per la testa, e di avere uno stile comunque scorrevole e bello da leggere anche per persone che magari non si interessano a quello che io voglio dire. E quindi, perché no? Perché non buttarsi? Questo è un po' il mio consiglio che do: quando vi accorgete che le cose che scrivete piacciono, fatelo, continuate a scrivere anche nel privato, scrivete, scrivete, scrivete. Ho ovviamente tenuto anch'io un diario, cosa che mi aveva consigliato la mia maestra di italiano alle elementari, quando aveva visto che avevo bisogno di sfogare un po' questo mio talento per la scrittura, mi aveva detto scrivi un diario quotidiano, quindi ho fatto anche quello. Non parliamo dei miei diari personali di quando ero piccola, un giorno in questo format, se lo vorrete, vi porterò i miei diari quotidiani delle elementari medie, insomma, un periodaccio. Ho fatto diverse esperienze di scrittura, alla fine sono arrivata a valutare l'idea di scrivere un vero e proprio libro. In video sul mio libro, sul mio primo romanzo, sono sul canale e non penso di aggiungere nient'altro rispetto a quello che ho detto. Vi lascio qua sopra la playlist di riferimento in modo che voi possiate informarvi meglio su quello che è il mio primo romanzo, ovvero Scimmie. La scelta di fare uno young adult piuttosto che un altro genere, in realtà è stata abbastanza casuale, ma anche un pochino oculata. Ho iniziato a scrivere questo romanzo in un periodo in cui gli young adult spopolavano, piacevano tantissimo, piaceva questa sorta di fiction dove i protagonisti erano gli adolescenti liceali, e quindi ho detto perché no, buttiamoci se non altro su qualcosa che sono sicura che possa avere un successo almeno mediocre. E in effetti è stato così, perché il mio libro, per quanto non abbia avuto un successo al pari di grandi scrittori, però nel suo piccolo, per essere stato pubblicato con una casa editrice un po' di nicchia, alla fine ha avuto il suo successo e lo sta avendo tuttora. Quanti scrittori esordienti possono dire di continuare a vendere il proprio libro nonostante siano passati già quasi 4 anni da quando l'ho pubblicato, ovvero nel 2017? Adesso sto più o meno riprendendo in mano la penna, per così dire. Insomma, io scrivo a computer adesso, però non ho mai abbandonato la mia penna perché io adoro molto di più scrivere a mano che
non a computer, però per quanto riguarda la stesura di storie lunghe preferisco sempre il computer, ma per il semplice fatto che il movimento dalla testa alle dita è molto più semplice, non faccio in tempo a perdere il pensiero che subito è nero su bianco, quindi è molto più immediata la cosa. Avrei voluto essere una di quegli scrittori che buttano giù a mano i loro appunti, le loro cose. In effetti con il primo romanzo avevo iniziato così, il problema è che poi tempo di riportare quello che avevo scritto a mano a computer, per forza di cose, avevo già cambiato idea sulla trama e quindi per rendere la cosa ancora più immediata ho iniziato a scrivere a computer. Per pubblicare l'iter non è stato facile perché non sapevo da che parte girarmi, ho chiesto consigli un po' a destra manca, dopo aver fatto leggere il mio libro a persone di fiducia, aver capito che poteva essere un prodotto di qualità e via dicendo, anche perché io l'ho scritto in brevissimo tempo, penso di averlo concluso in 3 mesi, essendo molto breve il tempo avevo il dubbio che non fosse scritto adeguatamente bene per essere pubblicato. Invece poi ho ottenuto il consenso di persone di fiducia, mi sono informata, l'ho depositato in SIAE e poi ho cominciato a mandarlo veramente da tutte le parti. Penso che il mio romanzo, la bozza del mio romanzo, la sintassi, insomma quello che veniva richiesto dalle varie case editrici ce l'abbiano tipo in 30 case editrici. E quindi alla fine mi sono arrivate diverse proposte, tra cui anche le odiate proposte a pagamento, da cui io vi suggerisco di diffidare sempre, perché penso che le cose più vantaggiose per uno scrittore che vuole pubblicare la propria opera siano le pubblicazioni a titolo gratuito, almeno per lo scrittore, perché già guadagniamo poco. Fidatevi che, a meno che non siete J.K. Rowling non, o Stephen King, o insomma non mi viene in mente qualche altro autore famoso, non guadagnerete mai abbastanza da sopravvivere come scrittori, perché si guadagna veramente poco sulla percentuale, e su questo potrei fare un video effettivamente, perché è una cosa che non mi va giù per niente, perché il lavoro grosso lo facciamo noi. Fatto sta che alla fine mi ha contattato questa piccolina casa editrice, ovvero la Eden, che è appunto la casa editrice con cui ho pubblicato, che mi ha fatto una scheda di valutazione e alla fine ha deciso di farmi pubblicare, non proprio gratuitamente, più che altro la pubblicazione è stata gratuita, ho dovuto pagare l'editor, che tra l'altro Federica ho scoperto essere una mia grandissima fan, quindi non so se sta guardando questo video, però le mando un bacione e spero di contattarla presto per una nuova opera. Pagare l'editor, che comunque avrei dovuto pagare al di fuori della casa editrice una cifra esorbitante, invece utilizzando tra virgolette l'editor della casa editrice ho speso molto 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 meno. Alla fine in realtà praticamente la pubblicazione è stata gratuita, ma soprattutto la soddisfazione dopo di essere riuscita a pubblicare il mio primo libro è stata talmente grande che quel centinaio di euro che ho speso per l'editing della mia opera, che è stato comunque buono come investimento perché avevo bisogno di un professionista che la correggesse non essendo neanche così esperta, è stato veramente, ha ripagato tutto. Quando scrivo in realtà non è che ci sia un metodo specifico, vi ho già parlato del fatto della scrittura a mano, la scrittura a computer, però come metodo mi piace strutturare prima la parte grossa della storia e poi scrivere nel dettaglio le cose, e questo è uno dei miei metodi. Però ultimamente mi sto anche approcciando a un nuovo tipo di scrittura, che è quello di getto, ovvero che io mi metto davanti al computer, so che voglio scrivere quella cosa e la scrivo, e effettivamente funziona, perché quando tu hai il talento per la scrittura le cose dovrebbero venirti in automatico, tu dovresti cominciare a descrivere le cose in maniera automatica, poi ovvio nel momento in cui vai a rileggerlo lo correggi, via dicendo, non cercate mai di pubblicare qualcosa senza averlo riletto almeno una volta. Io il mio primo romanzo l'avrò riletto tipo almeno 5-6 volte per intero prima di poter pensare di farlo leggere a qualcuno. Secondo me il talento dello scrittore sta proprio in questo, che di getto tu riesci a scrivere delle cose meravigliose. Quindi io mi sto alternando un po' in questi due metodi, infatti in cantiere ho diverse cose, ho il seguito del mio primo romanzo che però è un po' stato abbandonato perché, come vi ho detto in uno degli ultimi video dedicati al mio romanzo, quindi quando ho fatto la rilettura del mio romanzo, sapete che avevo iniziato a scriverlo però poi avevo perso l'ispirazione, mi sono ritrovata troppo lontana dai miei protagonisti che erano ancora adolescenti e quindi l'ho lasciato un po' lì. Non è detto che più avanti decida di riprenderlo. Ho in cantiere una raccolta di poesie perché mi sono accorta che mi piace moltissimo esprimere i miei pensieri, i miei momenti bui, ma anche i miei momenti felici attraverso le poesie. Mi piace anche il modo nel quale nascono le mie poesie, quindi sto pensando di proporre alle case editrici una mia raccolta personale di poesie. Poi c'è un romanzo romance, un romanzo rosa, dato che sapete benissimo che io adoro i romanzi rosa. Ho deciso di cimentarmi in questo nuovo genere e cercare con un lieve
lieve sentore autobiografico di stendere questo romanzo rosa, che è stato arenato ma per diversi motivi che non vi sto qua a spiegare, ma comunque faccende personali. E infine ho in cantiere una cosa che non ho ancora iniziato a scrivere, però è un genere che non ho mai provato a scrivere, un genere che potrebbe essere veramente una di quelle cose che vendono. Non vi spoilerò assolutamente nulla fino a che non c'è niente di certo, però sono gasata, nel senso che spero di riuscire a passare quello che voglio passare, che non è il solito drama, che è proprio del mio stile, perché comunque quello che scrivo di solito è molto molto profondo, molto introspettivo, invece quello che voglio scrivere ha dei toni molto più leggeri. Non ho ancora iniziato, ma comunque vi terrò aggiornati e vi farò sapere di volta in volta a che punto sono. Insomma, in cantiere tante cose, il mio primo romanzo continua a vendere, il mio metodo è abbastanza complesso da un lato e dall'altro abbastanza semplice. Il sogno di diventare scrittrice alla fine si è parzialmente realizzato, ovviamente non nei termini in cui desideravo io, ma l'ambizione ha anche un suo limite. E quindi di argomenti di cui parlare in questo format secondo me ce n'è veramente tanti, ma soprattutto è l'unico format tra tutti quelli che vi voglio proporre che parla appunto del mio essere scrittrice. Ci sono stati, come avete visto, molti altri lati di me, ma questo rimane una mia professione alla fine, una professione che vorrei proseguire nel tempo. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se è un format che vi può interessare. Magari tra di voi ci sono degli aspiranti scrittori, che lo sa, oppure degli scrittori che hanno bisogno di nuove idee, che hanno bisogno di confrontarsi con qualche collega. Insomma, fatevi vedere, palesatevi qua sotto, così ci conosceremo e avremo modo di collaborare magari, chi lo sa. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like di supporto e se pensate che questo video chiacchiericcio sulla scrittura possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione! Ciao ciao!